Tre salatissime multe nell'arco di soli 12 minuti ed anche 9 punti in meno sulla patente. È il record molto poco invidiabile realizzato da un cittadino di Sala Consilina sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, dimostrazione che sono tempi davvero duri per gli automobilisti abituati a calcare il piede sull'acceleratore sulla 3, dove vigila implacabile il sistema di controllo della velocità media e istantanea Virgilius. Fino ad oggi il controllo di Virgilius era attivo solo nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Salerno e lo svincolo di Sicignano Potenza, ma in queste ore dovrebbe essere ufficializzato il suo prolungamento fino allo svincolo di Padula Buonabitacolo. Probabilmente già dalla prossima settimana le telecamere di Virgilius controlleranno passo per passo le autovetture in transito sulla Salerno-Reggio Calabria per oltre 100 km e bisognerà stare molto attenti a rispettare il codice della strada e di limiti di velocità. Prima di tutto per la propria sicurezza e quella degli altri, e poi per non rischiare disavventure come quella capitata al cittadino di Sala Consilina, che in 2 giorni si è visto recapitare a casa ben 3 raccomandate diverse, provenienti da Roma e contenenti le notifiche delle 3 multe ricevute. Di fondamentale importanza è capire come ragiona il cervellone di Virgilius, che è molto diverso e per certi versi più perfido, ad esempio, del tutor attivo sull'autostrada Napoli-Roma. In primis, Virgilius non si limita a calcolare la velocità media delle autovetture, ma effettua allo stesso tempo anche una rilevazione istantanea della velocità al momento del passaggio sotto i portali di rilevazione. Ma al di là di questo doppio controllo, quello che non tutti sanno è che le multe elevate da Virgilius sono diverse e differenti per ogni tratto compreso tra un portale di rilevazione e l'altro, considerati come tratti diversi. Ecco perché all'automobilista diretto da Salerno a Sala Consilina, nell'arco di soli 7 minuti sono state elevate ben 3 multe. La prima multa alle 14.05 al chilometro 21 della 3, la seconda alle 14.11 al chilometro 35, la terza alle 14.17 al chilometro 51. Il limite di velocità di 130 km orari è risultato superato in tutti e 3 i tratti di oltre 10 km. Ciò ha comportato 3 multe di un importo pari a 180 euro l'una, per un totale di 540 euro. La legge prevede una riduzione del 30% se le multe sono pagate entro 5 giorni dalla notifica, per un totale in questo caso di 390 euro. All'automobilista di Sala Consilina non è rimasto altro che pagare subito le multe e recarsi presso la stazione della polizia stradale per esibire la patente per la decurtazione dei punti. Ritardare il pagamento oltre 60 giorni o non presentare la patente di guida avrebbe comportato un ulteriore ed esponenziale aumento della sanzione. Dalla prossima settimana sarà bene prestare la massima attenzione ai limiti di velocità anche nei tratti valdianesi della 3 Salerno-Reggio Calabria. Nel tratto compreso da Sala Consilina e Polla, ad esempio, sono presenti ben 4 portali di rilevazione. Quindi, in quei 10 km o poco più, Virgilius potrebbe elevare ben 3 multe agli automobilisti incauti e decurtare le patenti di diversi punti.